Altri 83 giorni senza un video sul canale. Posso reputarmi soddisfatto? E bella proprio YouTube, chiuso, benvenuti in questo nuovissimo video qui su una VirtualBox. Sì, non siamo su Minecraft, o almeno non per ora. Oggi vi mostrerò come installare la Replay Mod e tutto il pacchetto moddato che sto utilizzando al momento io sulla Redcraft per la 1.14, perché ho fatto un video simile per la 1.13 molto velocemente. Questa volta andiamo un po' più nel dettaglio. Infatti ho preparato qualcosa di migliore assai. Quindi apriamo l'orribile Microsoft Edge e cerchiamo il mio sito web, quindi bisunto.it/redcraft2, oppure semplicemente basta andare su bisunto.it e poi qua sopra in alto cliccare su Redcraft 2. Mettiamolo in full screen così almeno vediamo un po' meglio. Sulla destra vedete qua tutte le feature del data, perché il download per la 1.14 e per la 1.13. Quello della 1.14 contiene ancora delle feature non completamente implementate, quindi è diciamo la versione experimental. Invece vi consiglio di utilizzare quella 1.13 se siete ancora in 1.13. Le resource pack che adesso ho diviso, ovvero quello della Redcraft 2, che praticamente mette tutte le cose che servono per il datapack, i libri incantati che però necessita Optifine, i minerali che diventano del colore tutto quanto solido, così sono più facili da vedere con le tunnel mentre si scava, l'ossidiana per il medesimo motivo, soprattutto per i World Eater, così almeno ci accorgiamo quando c'è l'ossidiana che dobbiamo minare a mano. E il mio piccone si è rotto, che è quello che praticamente ci viene lo schermo rosa e nero quando abbiamo minato troppo e quindi il piccone si sta per rompere. Non solo il piccone, ma tutti gli utensili. E successivamente c'è una nuova sezione qua sotto, ovvero Mod Packs, che ce ne sono due al momento, ovvero quello della Warcraft, che basta guardare il tutorial, comunque non ho voluto linkarlo perché si trova dal Twitch Launcher, e invece quello Rift Mod Pack, che adesso in realtà sarebbe Fabric Mod Pack, però dettagli non sapevo come mettere qua l'intestazione, quindi vediamo un po' cosa è cambiato. Rispetto alla scorsa volta infatti vediamo che non c'è un semplice download, ma ci sono tutti i passaggi da replicare e quotidianamente oppure quasi aggiorno tutte quante le informazioni, tutti i link. Quindi proviamo a fare quello della 1.14.4, che è la cosa che ci interessa. Apriamo quindi il primo link dove possiamo scaricare MultiMC. Andiamo su download e lo scarichiamo per il nostro Windows. Lo salviamo ed eccolo qui, scaricato. Ritorniamo sul sito web, chiudiamo la finestra perché non ci serve più e vediamo creare un'istanza da zip immettendo il link questo qua. Quindi prendiamo tutto quanto il link in questo modo, lo selezioniamo tutto fino a qua. Ctrl C, così lo possiamo copiare. Ritorniamo nella cartella download, estraiamo il nostro MultiMC in questo modo qui. Entriamo e avviamo MultiMC, che è questo qua. Se volete potete strascinarlo tenendo premuto Alt, così lo potete mettere sul desktop e dopo con F2 potete rinominarlo tipo in MultiMC e basta perché è più carino. Perfetto, e così questo non ci serve più per il momento. Apriamo quindi MultiMC col doppio clic. La lingua la possiamo mettere tranquillamente italiana, non è completamente tradotta, dovrò pensarci, andrò ad aiutarli nelle traduzioni italiane. Come versione di Java va benissimo quello con la stellina. La memoria potete scegliere tranquillamente voi, di solito io metto sui 10 GB perché ne ho 16 e come minima 4 GB, ma scegliete voi, sono tutti parametri che potete modificare, bisogna andare a tentativi ed errori. Quindi questa volta penso di tenerla su mezzo giga e un giga. Andiamo avanti su tutte le informazioni ed ecco qua l'interfaccia di MultiMC. Qua con il tastino in alto a sinistra aggiungiamo una nuova istanza e la importiamo da .zip. Qua mettiamo il link che abbiamo copiato sul mio sito web e facciamo ok. Ed ecco qua che abbiamo creato il nostro pacchetto MultiMC. Ovviamente col tasto F2 possiamo rinominarlo e lo chiamiamo Redcraft 2 Pack. Una cosa del genere. Possiamo ovviamente anche cambiare l'icona, basta fare il tasto destro, cambia icona e mettiamo, non so, la gallina. Se vogliamo aggiungere nuove icone, basta, possiamo semplicemente aggiungerle. Però mi piace la gallina, dai. Un pollo! Così il nostro Frank Teocliziano è felice. Va bene, quindi innanzitutto dobbiamo andare in modifica istanza e andare a cliccare su mods. Successivamente qui in basso c'è il tasto apri cartella, quindi apriamo la cartella delle nostre mod e qua dentro dobbiamo inserirci per l'appunto le mod. Quali dobbiamo inserire? Beh, le fabbriche API che sono necessarie per la Replay Mod e la Voxel Map. Attualmente non c'è la Voxel Map, però appena un pelino di tempo cerco il link per la versione più adatta e li metto. Ho appena anche notato che ne mancano un altro paio, tipo la Knit, la Simple Light Overlay e l'Easy Villager Trading in questa lista, però hey, volendo potete tranquillamente cercarle. Quindi andiamo, scarichiamo le Fabric API. Questa volta facciamo salva con nome invece che salva, quindi con la freccetta in su salva con nome, ma comunque dopo basta ricordarsi di muoverlo.
e dobbiamo cercare la cartella. Ci recchiamo nella cartella mods che abbiamo appena visto. Cliccando qua sulla cartellina ci viene il percorso file. Quindi noi possiamo fare Ctrl C, così copiamo il percorso di dove dobbiamo mettere le mod. Possiamo ritornare quindi sul nostro browser e cliccare nuovamente qua dove c'è l'iconcina del desktop e incollare, e successivamente premere il tasto vai. In questo modo siamo entrati nella cartella mods dove dobbiamo inserire le varie mod. E salviamo qui il file. Ritorniamo indietro, andiamo di nuovo nel mio sito web, salviamo anche la replay mod, quindi apriamo il link del download, quindi dopo anche qua facciamo salva con nome e automaticamente andremo nella cartella dove abbiamo già scaricato Fabric API. Possiamo quindi proseguire anche con Malilib, e anche questo facciamo salva con nome e lo mettiamo nella medesima cartella. Stessa cosa anche con la Lightmatica, con la Tweakeroo, Item Scroller, Mini HUD, OptiFabric, che però ci apre un altro link dove dobbiamo interagire, quindi stiamo qua ad aspettare che finisca l'upload. Anche qua facciamo salva con nome e lo mettiamo nella stessa cartella insieme a tutti gli altri. E infine, ma non per importanza, OptiFine, che è forse una delle mod più essenziali. Salva con nome e lo mettiamo sempre nella cartella mods insieme a tutto il resto. Possiamo quindi chiudere tutto quanto il browser, ritornare qui su MultiMC e vediamo che sono state caricate tutte le mod con successo. Quindi possiamo chiudere questa cosa qui e dopo fare doppio clic su Redcraft 2. Per giocare a Minecraft ci serve ovviamente un account Mojang, quindi qua lo aggiungiamo. Aggiungiamo il nostro account. Ed ecco qui, fatto. Quindi possiamo tranquillamente rifare doppio clic. E il gioco si installerà automaticamente con successo. Stavo quasi dimenticando, se non sapete come si utilizza una mod, ci sono qua tutti i link dei tutorial, quindi per esempio la replay mod, se non l'avete mai utilizzata e volete imparare a come utilizzarla, a questo link potete trovare tutte quante le informazioni, con anche dei video che adesso si stanno caricando. Qua c'è una guida assolutamente completa e volendo potete tradurre l'italiano con Google Translate, tanto sono cose basilari, dovrebbe essere affidabile la traduzione di Google. Oppure per esempio anche per la Lightmatica, che me lo chiedete veramente molto spesso, possiamo tranquillamente andare sul tutorial e qua potete trovare tutte quante la guida, per esempio su quali sono i tasti iniziali per aprire tutte quante le varie pagine dove ti spiegano gli altri comandi, quindi in questo caso è M più C insieme. E dopo qua ci sono tutte quante le domande su come si creano le schematiche, e se non ricordo male qua ci dovrebbe essere anche una guida dettagliata su come salvare una schematica e importarla, quindi basta cliccare qui e automaticamente qua c'è veramente una guida molto molto mirata e specifica. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando sostenete la serie dei tutorial. Se siete su Mac purtroppo non so come aiutarvi, ma Miniuzzo invece ci è riuscito al primo colpo da solo, quindi penso che lui abbia semplicemente seguito queste istruzioni e penso siano compatibili, spero di sì. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao. Get that up.